caro saluto agli amici di Pillole di Bellezza del Prof. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei capolavori del romanticismo. Facciamo tappa in Francia per ammirare La libertà che guida il popolo, un dipinto a olio su tela del pittore francese Eugène Delacroix, realizzato nel 1830 e conservato al Museo del Louvre a Parigi. Il dipinto fa riferimento alle tre gloriose giornate, dal 27 al 29 luglio del 1830, cioè quando i parigini insorsero contro il re Carlo X. È un dipinto forte, carico di un significato profondo, è la rivolta, è la potenza di una rivoluzione contro una politica autoritaria. Nella libertà che guida il popolo, Delacroix raffigura una folla di rivoltosi che avanza, guidata da una donna che sventola in alto il tricolore francese. Questa donna rappresenta la Repubblica francese, è colei che unisce tutte le classi per vincere contro l'oppressore, appunto Carlo X. Impugna con la sinistra un fucile con una baionetta e indossa abiti di quel periodo, con un berretto che è simbolo repubblicano dei rivoluzionari della Rivoluzione francese del 1789. A destra della libertà, Delacroix dipinge un giovane armato di pistole che rappresenta il coraggio e la lotta dei più giovani contro la monarchia assoluta, mentre a sinistra viene rappresentato un uomo che è un intellettuale borghese, indossa un cilindro ed è armato con una doppietta da caccia. La figura della vittoria è ispirata alla statua greca della Venere di Milo, che fu ritrovata proprio in quegli anni nel 1820, ed era esposta al Museo del Louvre proprio in quel periodo. Sul fondo dell'opera si intravedono le torri della cattedrale di Notre Dame a Parigi. A terra possiamo osservare molti cadaveri dei rivoluzionari rappresentati con un incredibile realismo, mentre il piano di posa su cui si ergono i protagonisti del dipinto è instabile ed è costituito da travi sconnesse, cioè ciò che rimane dalla barricata distrutta. Le figure formano una massa unica che culmina in una persona che agita qualcosa, in particolare in questo caso la bandiera. La direzione del moto della massa è dal fondo verso il primo piano, cioè viene in avanti, si precipita presso lo spettatore, lo prende di petto, gli rivolge un discorso concitato, tutti i temi del romanticismo. Un po' come farà poi dopo Giovanni Pellizza da Volpedo, che appunto fece avanzare i suoi manifestanti verso l'osservatore nel celebre Quarto Stato. Il romanticismo in Francia spinge gli artisti a realizzare opere connesse con la storia e con gli avvenimenti a loro contemporanei. Infatti, come possiamo vedere, la scena è lontano da quelle di natura neoclassica, composte e razionali. Nel dipinto di Delacroix si osserva la concitazione della rivolta, le emozioni suscitate dal momento. Le figure sono disposte in modo teatrale. I colori sono prevalentemente scuri per esaltare la drammaticità della scena. I colori più brillanti sono riservati al tricolore francese, verso il quale viene quindi attirato fortemente il nostro sguardo. La luce che illumina contribuisce a determinare un'atmosfera drammatica e proviene dal fondo del dipinto. Giunge dall'alto a destra, lasciando in controluce la massa popolare dei rivoltosi. Una luce ideale poi proviene anche da sinistra, illumina il cadavere a terra sulla sinistra, coperto da una camicia bianca, simbolo del sacrificio, e illumina anche la figura femminile che appunto rappresenta la libertà. La libertà che guida il popolo è un dipinto ambientato all'aperto, quindi non è presente un fondale architettonico, lo spazio non è descritto prospetticamente. La profondità di campo è piuttosto suggerita dalla sovrapposizione dei personaggi che si affollano e procedono verso il primo piano. Anche i colori, man mano che si allontanano, sono più scuri, tendenti all'ingrigio e indefiniti. E il fumo, le nebbie contribuiscono a rendere più efficacemente la profondità ambientale. La libertà che guida il popolo è stato esposto al Salon del 1831. E il governo francese lo acquistò per 3.000 franchi, con l'idea poi di esporlo nella sala del trono del palazzo del Lussemburgo. Il dipinto però venne giudicato pericoloso, eccessivo per l'ideale rivoluzionario intrinseco, e quindi fu confinato in un'altra sala poco accessibile. Fu poi esposto nel 1848, in occasione della rivoluzione, e nel 1855 all'esposizione universale di Parigi, grazie a Napoleone III. Poi, a partire dal 1874, il capolavoro di Delacroix è entrato nelle collezioni del Museo del Louvre, dove tutt'oggi è esposto.